Giovanotti, penso positivo qui alle 7:37 minuti e in tutto questo io mi sono dimenticato di chiamare Gianni Bianchi, che invece chiamo qui in diretta con voi perché sì, stavo cantando, ragazzi, stavo l'Eritrea cantà, quindi sentiamo se ci risponde, eccolo. Pronto? Eccolo Gianni, buongiorno, benvenuto su Cristal Radio, Buongiorno, benvenuto a buongiorno. Good Morning Milano, come stai? Non c'è male, non c'è male, Bene, tanto. bene, bene. Già sveglio così presto, bene, siamo contenti. Beh, insomma, il bosco si sveglia presto e anche gli animali del bosco si svegliano, tra cui Gianni Bianchi. Tu ormai sei parte integrante, no, dell'ambiente della crescita all'interno del Parco delle Cave, no? Quindi ti svegli come la natura, stai germogliando in questo momento. Mi risveglio col canto dei galletti Ecco, all'interno, sembra ecco. un'immagine bucolica. Bellissima, tu come un bucaneve che esci fuori dalla brina della mattina. Allora, Gianni, Quanta quanta poesia. poesia così. Beh, ma sai che oggi ricorre il giorno della scomparsa di Giorgio Gaber, scusa, di Fabrizio De André. Quindi, insomma, cerchiamo Sì, di di essere un Andrea, po' sì. poetici anche noi, cerchiamo un po' di poesia. E la poesia la si trova anche e soprattutto nella natura, nella bellezza della natura, che a Milano c'è, ce n'è tanta, e uno di questi luoghi è il Parco delle Cave con la bellissima cascina all'interno, lì che proprio fa da porta. Voi siete una porta verso la bellezza, siete la bellezza e una porta verso la bellezza. Ma insomma, Gianni, un 2024 che sicuramente sarà contraddistinto da migliaia di eventi e di attività alla cascina all'interno, giusto? Non tentare, non tentare. E ne avremo sicuramente parecchi perché il nostro progetto è quello, insomma. Il nostro progetto è, come ben sai, la divulgazione della conoscenza, e la divulgazione della conoscenza la fai attraverso eventi, la fai attraverso iniziative stimolanti, originali, in maniera tale da appunto stimolare la curiosità da parte della cittadinanza, e E diciamo che funziona. a conti fatti già L'avete partecipa in modo. stimolata molto bene la cittadinanza, perché sappiamo ormai quanto è importante per i cittadini proprio venire a vivere un'esperienza alla cascina all'interno, perché poi davvero ogni volta che si viene, qualsiasi attività voi facciate, è una vera e propria esperienza quella di venire lì, no? Io so che tu hai diagnosticato una malattia che prende tutti quelli che vengono lì, giusto? Eh sì, la famosa l'internite, come ben sai, una malattia, come dire, mi piace dire, scherzare un attimo, è proprio inguaribile, ma non si vuol guarire, ecco. No, no, È no. una malattia che ti prende ed è quasi a contagio immediato. Non si può e non si vuole, perché poi appunto quando si è lì, insomma, Esatto, bravo, bravo, piace proprio proprio. così. Proprio così, con la possibilità di offrire a questo mondo travagliato un paio d'ore di serenità senza problemi, senza costi, noi chiediamo solo una piccola offerta quando la Sì. gente viene qua da noi, ma può passare mezza giornata, qualche ora in serenità, in tranquillità, e penso che sia veramente questo è il segreto, se possiamo così definirlo, della preferenza che la cittadinanza ci assegna. Insomma, Chiaro, ecco, qui chiaro. non chiediamo un biglietto d'ingresso, non siamo oppressivi, ma mettiamo a disposizione ciò che c'è, spiegando, Ecco, facendo capire facci un po'. la bellezza di ciò che c'è, Infatti, insomma. parlando di bellezza, facci un po' sognare com'è questa mattina il risveglio in quel di cascina all'interno, com'è guardare quel bellissimo. Freddino, Fa freddino, eh? freddino, freddino, freddino. Comunque, niente, adesso c'è ancora buio come vediamo, però fra poco, ma forse il tempo è un po' nuvolo, non si vede, ma ti posso dire che quando comincia ad arrivare la luce da est, diciamo da lato città, pian pianino si illumina tutto, è sempre bello. È sempre bello aprire finestre. Io ho la fortuna di esserci nato e di viverci, insomma, è bello.
è bello e questa bellezza cerchiamo di condividerla adesso, con Gianni, non, con me ne, non me ne voglia chi abita a Ponte Lambro, ma non ho chiamato uno che si sveglia a Ponte Lambro, ho chiamato te che ti svegli a Cascina all'interno stamattina, cioè, non me ne vogliate amici di Ponte Lambro, però nel senso, ma non ho chiamato neanche uno che si sveglia qui a San Siro, cioè, ho chiamato te perché appunto so che hai, beh, se hai questa visione privilegiata su un pezzo di città che ricordiamo è città, perché è inutile dire no, cioè il Parco delle Cave, la Cascina all'interno, le cascine in generale sono parte integrante di questa città, esatto, parte importante, esatto, di questa città, no? Che troppo spesso ci pensiamo essere fatta solo invece di grattacieli o di beghe da pista ciclabile, mi verrebbe da dire, no? Invece c'è tanto altro, esatto. Giusto Gianni? Esatto, proprio così, è parte integrante della città, anzi è la vera Milano, insomma, Milano agricola, la Milano delle cascine, la Milano dal cuore rurale, insomma, Milano ha sempre avuto un cuore agricolo molto, molto potente, e qui non è che sopravvive, qui vive, sopravvive. Beh, salutiamo, allora, salutiamo anche il Mauro Veca, giusto? Salutiamo anche il Veca, che è colui che poi fa andare, il Veca con la sua fattoria didattica a Pepe, sta dando vita a un progetto straordinario, con tanti bambini che vengono qui in Cascina tutte le mattine e passano la loro giornata all'aria aperta. Ecco. È un asilo rurale, un agri asilo straordinario. Pensa che mi dicono i genitori che i bambini li svegliano la mattina, devo andare all'interno, insomma. E questa è la cosa più bella che possa esistere. Ecco, Gianni, io per noi diciamo nativi di questo luogo, che l'abbiamo visto decadere, no? Soprattutto nel secondo dopoguerra, insomma, quando ero ragazzo io. In poi qui sta accadendo tutto, poi dopo siamo riusciti, grazie all'aiuto di tantissime persone, a riportarlo in vita, e vederlo pieno di bambini è la cosa più bella di questo mondo. Questi bambini torneranno qua anche fra 5, 10, 15, 20 anni, torneranno qua un giorno con i loro figli, insomma. Diciamola tutta, anche... Gianni, sono i cuccioli dell'all'interno, finalmente l'all'interno fa i cuccioli. È l'operazione futuro. Bravissimo. Ecco, questo luogo è proiettato al futuro. È l'eredità. E sembra un controsenso, no? Una cascina antichissima proiettata al futuro, ma così è. Qui non c'è niente di museo usealizzato, o così. C'è vita. Ecco, c'è la voglia di guardare, no? Gianni, c'è la voglia di guardare al passato, a quello che è stato, per imparare meglio a fare il futuro. Chiaro, a vivere il futuro. Gianni, grazie mille, davvero. Io ti ringrazio tantissimo. A questo punto, ma ne approfitto, per invitare i tuoi ascoltatori. Sì? Il domenica 21, sì, cosa 21 succede, gennaio. Ci sarà il falò senza falò, come ben sai, da qualche anno non si può più accendere la catasta tradizionale, catasta di legna, per motivi di inquinamento, e abbiamo sperimentato lo scorso anno una nuova formula, con la piramide di luce. Okay. È una piramide alta qualche metro, con tanti gancetti, su questi gancetti vengono poste delle lanterne che trasportano i bambini. Bellissimo. Quindi ci sarà questa cerimonia tradizionale all'interno del cortile, con la benedizione degli animali domestici, animazione per bambini e altre cose. E poi partirà questa sorta di processione verso il Prato del Falò. Avremo come gradito Sant'Antonio, il nostro amico comune amico Simone Lunghi, che l'anno scorso si è calato, pure santificato adesso, pensa. L'anno scorso si è calato nel personaggio in un modo incredibile. Poi abbiamo anche Roberto Muiraghi, e avremo forse anche, spero, me l'ha promesso, la presenza sempre del nostro grande amico Kerchi. E quindi sarà anche un momento per trovare anche persone a cui tengo bello. Allora, il 21, arriveremo
Sì, arriveremo al Prato del Falò e lì ci sarà la danza per il risveglio della primavera, nel senso che i Bellissimo. bambini faranno rumore, si Ah, scateneranno, ma non in una bello. danza, libereranno l'energia che hanno in loro per dire alla natura svegliati che abbiamo voglia di sole, abbiamo voglia di primavera. Ecco, e poi il tutto, logicamente, con un ristoro fantastico, Vabbè, sì, un Gianni, come cascina, facevi a convincere se no Andrea Kerchi a venire se non gli fai il dolci vin ristoro? brulè a volontà, animazione Giusto. per bambini, insomma un pomeriggio anche questo in Bello, bello, serenità, a bello, bello. Ma Gianni, contatto con la natura, ci sentiamo prima del 21 per ricordarlo, non ti preoccupare, ci sentiamo sì, perché dai, sì, dovevo raccontarlo. Va ci tengo bene. tanto anche a vederti che un po' che non ci si vede, Ma grazie. e un Gianni, ci abbraccio è vediamo sempre presto allora, una bella dai. cosa. Grazie mille, ricordiamolo, Ciao 21 Fabio, gennaio, il falò grazie, senza grazie a falò. te di tutto. Va bene, ma ci saremo poi, Beh, appunto, ci sentiremo prima del 21 per ricordare anche questa bellissima iniziativa. molto bene, Grazie mille a Gianni grazie Bianchi, a te. grazie Ciao. mille alla Cascina, l'interno. E adesso Elodie con Sì. Affari Spenti.